Un'occasione persa, il Teramo impatta per la prima volta nel 2022, ma l'1-1 del Bonolis contro la Pistoiese sa tanto di beffa per la squadra di Guidi. Se con la Lucchese il risultato di misura era bastato, con gli arancioni no, ma l'X allunga 3 la striscia di risultati positivi. Al diavolo bastano 6 giri di lancette per sbloccare la partita e servono il tempismo e i centimetri di Marco Soprano, che pescato da Rosso in area, che il corner se lo era guadagnato impegnando Seculin in deposita in fondo al sacco il pallone del vantaggio. Teramo arrembante col 3-4-3 che trova velocità e profondità con gli esterni. Attacco, Seculin chiude dopo un minuto ancora sul Rosso, ma i padroni di casa devono difendersi dal ritorno di una Pistoiese colpita a freddo e che con la sventola di Venturini chiama Perucchini al volo plastico per mandare in calcio d'angolo la sfera. Pistoiese che attacca meglio di quanto difenda. Vano sotto misura centra il palo facendo correre un brivido sulla schiena dei già infreddoliti 941 spettatori del Bonolis. E che i toscani ballino spesso dietro lo si vede al minuto 41, quando un cross ancora di Rosso, quasi fotocopia dell'assist per Soprano, arma il tacco di Jacopponi, sul quale Seculin è semplicemente sensazionale. Coi polpastrelli cancella infatti il possibile 2-0. Esattamente quello che accade al 53esimo, quando D'Andrea di testa centra l'estremo difensore arancione e lo stesso attaccante non dà la forza necessaria al tap-in da pochi passi. Ancora Seculin, con un colpo di reni, tiene in vita la Pistoiese. Guidi e Alessandrini allora ridisegnano i propri 11, parroni di casa con Bernardotto, De Grazia e Mordini, e passaggio al 3-5-2 in attesa del rush finale. Ma tenerla in bilico si rivela un peccato mortale per il Teramo, che a un quarto d'ora dal traguardo vede la testa di Vano spuntare tra i centrali di difesa e battere Perucchini ben servito dal traversone di Di Massimo. Diavolo in confusione dopo il gol del pari, che addirittura rischia quando il rimpallo sul tacco di Jacopponi libera il diagonale neoentrato D'Antoni. Conclusione debole, Perucchini la tiene e sarà anche la conclusione che di fatto fa calare i titoli di coda su un match più dominato rispetto all'ultimo in casa, ma che rappresenta un passettino, seppur piccolo, verso la lunga strada per raggiungere la salvezza.